Rome, like New York City, is a bustling, busy town. People want their food on the go. Roma pizza is like no other pizza in the world. The Pizza Italia is the most popular pizza in Rome. Light, crunchy, square, airy, easy digestible. When Forsafoni decided to stand behind the Roma-style pizza, I personally took a trip to Rome and get to the bottom of where this pizza came from and what it's really all about. The person responsible for the new Roma-style pizza is Angelo Vizzi. La mia prima pizzeria nell'87, comincio un percorso di innovazione per quanto riguarda la pizza. Infatti ho fatto un po' la pizza diversa dagli altri. Gli altri impastavano con l'acqua calda, io impastavo col ghiaccio. Tanti mettevano tanta farina, mettevo poca farina. Si usavano tanti grassi, io ho eliminato i grassi, ho messo tanto olio extravergine d'oliva e questo ha portato sì che è un prodotto di molta digeribilità. Angelo è stata la persona che ha iniziato il discorso dell'impasto per pizza a lunga lievitazione. Questa intuizione nasce da un errore dove nella mia pizzeria succede un problema nei frigoriferi e la mattina trovo questo impasto in una certa maniera così e lì ho capito che fondamentalmente questo prodotto veniva meglio. Però solo questo non bastava, perché chiaramente una volta scelte le farine, una volta fatti gli impasti, una volta diciamo capito il sistema, mancava un pezzo che era ovviamente i forni. E nel 92 ci siamo incontrati con la ditta Castelli, con Elio Emilio, che sono i due fratelli. Angelo Yetzi, in his passion to make the perfect Roma style pizza, found Emilio and Elio Castelli. Together they revolutionized the Roma style pizza. L'azienda Castelli è stata all'inizio l'unica che fondamentalmente mi abbia seguito in questo progetto un po' pazzo. Hanno creduto insomma in me e abbiamo cominciato questo tipo di rapporto. Abbiamo avuto la fortuna di conoscere Angelo Yetzi ed insieme abbiamo iniziato un percorso che allora agli inizi sembrava quasi assurdo. Mi hanno ascoltato perché non era facile farsi ascoltare dal mondo, perché cambiare al totale non è molto facile. You can't talk about Roma style pizza without talking about Castelli. They go hand in hand. L'azienda Castelli Forni nasce nel lontano 1966 con l'entrata di mio padre. Negli anni 70 entrammo in azienda io e mio fratello portando quelle innovazioni che erano ottime per quell'epoca. To understand why Castelli ovens are so great, you need to understand a Roma style pizza. The secret to Pizza Italia is in the dough. Perciò la perfezione di questi tipi di pizza sono l'incrocio effettivo fra la lievitazione e la maturazione. Quando queste strade si incontrano nel massimo loro punto abbiamo la pizza perfetta. Perciò noi gestiamo una cosa e la natura fa l'altra. Ecco perché le cose lievitate, l'impasto per pizza è una cosa viva, nasce, cresce e muore. Più questa farina si scompone, più diventa digeribile. Se facciamo un'ottima cottura, avremo sempre una pizza abbastanza moscia, con poca umidità andata via. Questo ci permette di essere di affinare ancora nel tempo ancora più problematiche che possiamo risolvere. Ci siamo accorti che comunque cuocere una pizza al taglio, abbiamo visto che si parlava di una grande quantità di impasto da mettere nel forno. Il forno deve essere affidabile, coibentato, con resistenze potenti per poter cuocere masse di impasto ad alta idratazione. Da quel momento abbiamo fatto prove sui forni, le modifiche, le forni più bassi, molti più potenti, che cuocessero l'acqua, non la farina. Ricerca di componentistiche di alta qualità, tutto un processo di artigianalità che poi permette che ci sia una certa affidabilità. Ma anche un prodotto in fonte cottura che cedasse quella reazione vera, fisica, che permetteva di cuocere la pizza senza farla rimanere molto moscia. Un po' difficile da raccontare, però il succo è questo. This oven may look like a regular deck oven, but trust me, it's not. This oven is built by hand, just like a Ferrari, piece by piece. Nella nostra fabbrica viene realizzato tutto rigorosamente a mano, dal taglio alla piega, addirittura la produzione di resistenze elettriche che avviene tramite i nostri operai specializzati. Il forno elettrico per certi versi è una scienza esatta, perfetta. 300 gradi sono, c'è scritto 300 gradi sono, e rimane lunga del tempo. Realizzate una per una, dedicate per quel tipo di cottura di pizza.
The food in Rome is like nowhere else. You have rock stars like Bungie there, who has created Taglio Pizza that, you know, people are standing in line for now. My hero in the Roman pizza world, Bungie. I have the same oven. I'm excited to launch my new brand. Launch my new brand in Atlanta, Antica Romana. And I'm excited to see the Castelli oven for the first time. I'm like a little kid in a candy store. So the history about the Roma pizza is really they were bakers. Takes it back to, you know, in Napoli you make pizza, in Rome you're a baker. The dough is much more difficult. Right. Than pizza. It's longer fermentation. It's a level of skill that is exciting because it takes so much work and effort to get this end result. People eat it, they say, wow, this is great. They don't know that you've been working on this dough for 3 days. Right, exactly. And the oven, without the great oven, it's not just turn on the electricity, it works. No. If you don't have a great oven, you're simply putting a Ferrari dough into, you know, a Volkswagen oven. Right. Makes no sense. No. You have to have Ferrari oven. First bite. Crocante, light, airy. Beautiful. Wow. Nice. This is what nice and light. Yeah. This is the new trill in America. This is it. This is the next big wave, taking it way back to ancient Rome. Insomma, questa nuova esperienza che stiamo facendo nel mondo americano, che ci interessa molto, sono apparecchiature che durano negli anni, hanno assistenza quasi zero, è un prodotto di altissima digeribilità, diverso da tutto quello che oggi si conosce e divulgato fondamentalmente in tutta l'America. È un mercato recettivo dove non si guarda sicuramente non soltanto al prezzo, ma si guarda appunto alla qualità. E per i prossimi anni penso avrà una grande richiesta di mercato. This is the Ferrari of ovens. This is the only oven I'm going to use for Antica Romana. We at Forsifoni are so excited to have the Castelli oven added to our family. Il Castelli Forni è un Ferrari. Sicuramente se impara a guidare un Ferrari, chiaramente non scendi più. Vedrete che poi userà queste tecniche nostre con questi forni, non ce la potrà lasciare più. If you want a real Rome style pizza, come see what this oven is all about.